Allora, molti mi hanno chiesto come fare ad attaccare una cerniera invisibile senza piedino delle cerniere invisibili. Allora, intanto col ferro da stiro ci stiriamo il canaletto, lo apriamo praticamente in questo modo. Cioè, è normale, questo canaletto è chiuso. Io, se ho il piedino normale, cioè delle cerniere invisibili, entro in questo canaletto. Siccome chi non ce l'ha può farlo lo stesso, però in questo modo si apre il canaletto e si stira la cucitura. Adesso vi faccio vedere col piedino normale. Allora, mi faccio l'attacco col piedino normale, stando sempre attenti che l'ago ben vicino alla cerniera, perché la cerniera visibile deve essere invisibile. Vi faccio solo una prova perché non mi sto prendendo misure, niente. Quindi aspettate che mi giro, perché deve essere uguale. Io praticamente sto facendo sempre una simulazione, quindi non badate a quello, alla stoffa che uso o alla zip che uso. Allora, sempre col canaletto aperto e attacco la cerniera invisibile, battendo sempre l'ago vicino alla cerniera, in modo che quando io chiudo la cerniera diventa una cerniera invisibile. Aspettate, che mi sa. Ok, eccola qua. Certo, non è perfettissima come se avessi fatto col piedino invisibile, però forse non ho battuto bene l'ago, avrei dovuto fare meglio.